Come ti costruisco una super sport di media cilindrata, una categoria che diventa sempre più interessante. In questo momento abbiamo all'interno della categoria due modelli con la stessa cilindrata, una cilindrata un po' atipica di 660 cm cubici. Sono qua con Edo Aquilano. Ciao a tutti. Ci dà una mano anche oggi per mettere alla frusta e a confronto queste due sportive Triumph Daytona 660 Aprilia RS 660 nella variante estrema, il nostro nuovo testa a testa. Quindi Edo, ripartiamo un po'. Alla base abbiamo motore 660, un centinaio di cavalli, le ruote da 17, 120 70 davanti, 180 55 dietro, tutto il resto è diverso. È molto diverso. Infatti abbiamo, tu per il motore che cos'hai? Io ho un bicilindrico. Io ho tre cilindri. Telaio? Telaio in alluminio, anche un forcello in alluminio con motore portante. Ok, io invece ho un classico telaio in acciaio che sostiene anche il motore. Lato sospensioni? Io ho delle Kayaba regolabili. Io ho delle Showa non regolabili. Cosa resta da dire? La parte elettronica? Parte elettronica io ho una piattaforma inerziale per il traction control. Quindi Aprilia ha una piattaforma completa a PRC con tutti gli ausili cornering, invece sulla Triumph abbiamo il controllo di trazione ma lavora solo con la logica tradizionale, quindi senza piattaforma inerziale. Quindi come vediamo abbiamo due moto piuttosto diverse, anche se sono accomunate dal fatto di avere la stessa declinazione sportiva stradale con anche la possibilità di girare in pista con una certa soddisfazione. Sono doppiamente interessanti. Edo, vedo tu che corri il Mondiale Supersport, perché motivo? Perché nel 2026 il Mondiale Supersport 300 sparirà e entrerà questa nuova categoria dove faranno parte l'Aprilia RS 660 e la Triumph insieme a tutte le moto della stessa categoria con circa un centinaio di cavalli. Le Supersport 300 sono un po' limitate al momento, questa categoria è decisamente più interessante, non ha ancora un nome ufficiale, potrebbe chiamarsi forse Sport Bike, se Super Twin, non lo sappiamo. Super Twin anche no, visto che abbiamo una tre cilindri, almeno che legittimamente fa parte di questa categoria. Allora, dicevamo, quindi ricette molto diverse a partire dal motore a tre cilindri che Triumph ha derivato dalla versione che aveva presentato sulla Trident, quindi non è il loro motore tre cilindri piccolo più performante, ma è la versione più economica, diciamo, che però è stata un po' ringalluzzita a un migliaio di giri in più grazie a dei pistoni diversi, un diverso rapporto di compressione, una diversa taratura, quindi arriva a 95 cavalli con un bel allungo. Ma la differenza rispetto ad Aprilia è notevole proprio dal punto di vista delle scelte tecniche che sono state fatte in casa Triumph. Quindi non solo il motore a tre cilindri, non solo il fatto che Aprilia ha puntato molto, come fa sempre, sull'elettronica, un'elettronica molto ricca, la suite APRC, ricordiamo, comprende controllo di trazione, controllo di impennata, mappe motore, gestione del freno motore e una serie di altri parametri che sono tutti integrati all'interno di 5 riding mode, di cui 3 sono personalizzabili. Triumph, diciamo, offre sì le mappe motore e il controllo di trazione, ma è tutta una gestione un pochino più semplificata dalla mancanza della piattaforma inerziale. Soprattutto però sono diversissime le scelte ciclistiche operate dai due costruttori, perché Triumph ha deciso di abbinare al suo tre cilindri una ciclistica dotata di una interasse particolarmente lunga nella categoria 1426 mm, ma abbinandola a una vancorsa piuttosto corta, 82,3 mm, quindi una vancorsa decisamente contenuta, una forcella piuttosto in piedi. Aprilia al contrario ha fatto scelte opposte, quindi cortissima di interasse, 1370, siamo 5 cm di meno di distanza tra i due perni ruota, ma con una vancorsa un po' più generosa, quindi una forcella un po' più aperta, siamo appena oltre i 104 mm. Quindi abbiamo visto moto che, nonostante l'apparente somiglianza nei numeri, 100 cavalli, 660 cilindrata, sono costruite in modo molto diverso. Questo si riflette anche nel prezzo. Certo, perché l'Aprilia in versione base costa 11.700 euro, ma questa versione che è l'extrema costa 13.500 euro perché abbiamo lo scarico SC Project, un tale in carbonio, parafango in carbonio e poi abbiamo un software che permette di rovesciare il cambio e quindi avere il cambio rovesciato. Quindi la Extrema, diciamo, una versione che rende la Aprilia RS 660 ancora più corsaiola. Tra l'altro questi pezzettini permettono di risparmiare qualcosina sulla bilancia perché le abbiamo pesate entrambe e abbiamo verificato dei pesi piuttosto diversi. L'Aprilia infatti ferma la bilancia a 181 kg con il pieno, la Triumph a 201 kg sempre con il pieno. La Triumph costa 9.795 euro. Ecco, concessionario, quindi siamo confronto base, quindi per la Triumph senza accessori, senza quick shifter per esempio, che offerta in opzione, siamo a poco meno di 2.000 euro di differenza, a vantaggio di Triumph che riesce a rimanere sotto questa soglia importante dei 10.000 euro franco concessionario. Bene, detto questo, non ci rimane che vedere. Mettiamo il casco in testa, partiamo per la nostra prova e vediamo quale delle due moto otterrà la nostra preferenza nel testa a testa. Ci piglia la Malesia oggi, una giornata caldissima di agosto.
cerchiamo di raccontarvi le moto senza perdere i sensi durante la spiegazione. Dai. Ci proviamo. Allora, molto diverse come sembrava fin dall'inizio, giusto? Sì, molto diverse. Ho trovato l'Aprilia una moto molto più sportiva rispetto alla Triumph. Anche in sella le geometrie dell'Aprilia sembrano molto più improntate su una moto sportiva, molto più impuntata sul davanti, un anteriore molto stabile. A differenza della Triumph, ho trovato un anteriore molto, molto leggero, molto veloce a scendere, e un posteriore un pochettino più morbido, sì, in generale come moto. Sì, diciamo che probabilmente il comparto sospensioni regolabili fa un po' la differenza sull'Aprilia, in particolare la forcella in frenata. Triumph fa una buona potenza frenante l'impianto Nissin, però affonda molto, quindi toglie un pochino di sensibilità comunque all'anteriore, e anche il ritorno molto rapido mette un po' in difficoltà quando si riaccelera. In generale comunque sono entrambe moto che in pista sono divertenti, sì, sì, con due grandi differenze, come dicevamo, Aprilia, come ha detto Edo, super improntata all'uso pista, una moto di cui ti senti più avvolto quando sei in sella. La Triumph invece è un po' più compatta, raccolta, tutto un po' più lontano, si presenta un pochino proprio come una moto un pochino più stradale, già nell'impatto quando sei in pista, insomma, hai proprio questa sensazione che la carena non sia altrettanto avvolgente, che il serbatoio non sia altrettanto svasato per accogliere le gambe. Però detto questo, comunque entrambe dal punto di vista dell'ergonomia secondo me funzionano bene. Sì, sono due ottime moto, appunto l'Aprilia è un pochettino più sportiva, la Triumph un po' meno, però c'è da dire che anche grazie alla differenza di prezzo che c'è tra l'Aprilia e la Triumph, che circa 2000 euro l'Aprilia base, ti permette secondo me anche di fare qualche modifica, tipo sulla Triumph manca il cambio elettronico, che sull'Aprilia invece funziona molto bene. Mi ha sorpreso molto il cambio dell'Aprilia, molto fluido, ma anche quello della Triumph, però più vecchia scuola, diciamo così, senza l'accessorio del cambio elettronico. I freni Triumph vanno molto bene, zero problemi. Devo dire, due ottime moto di questa categoria sui 100 cavalli. I motori. Ecco, motore, c'è una gran differenza. Sì, il motore Triumph mi ha sorpreso un po' di più rispetto a quello dell'Aprilia, perché sì, diciamo, ha un range di utilizzo grazie ai tre cilindri che è molto più ampio. Ah, sì. A differenza. Va bene, diciamo dai 7 ai 12. Sì, dai 7 ai 12 è bello pieno. Ti accompagna tanto nelle, sì, curve. L'Aprilia invece ha questa cosa che è più corto. Sì, l'Aprilia ha veramente poco range di utilizzo, dai 10 ai 12 limita subito. Tende a fare poca strada, diciamo, sì, e poi chiede la marcia. Sì, esatto. È un motore che in particolare, ecco, l'Aprilia ha questi controlli, ha questa suite di controlli molto bella, c'è una schermata che permette di regolare uno per uno con grande semplicità, caso per caso. Poi Edo ha girato con l'individual, ovviamente con tutto spento, da bravo pilota, ma anch'io devo dire che il traction control nell'uso in pista, mentre su strada è sempre utile e raccomandabile, nell'uso in pista diciamo che interviene un po' presto, cioè la moto inclinata senti proprio che impedisce al motore di allungare, sì, poi addrizzi, il motore ha questa accelerazione incredibile dopo gli 8000, in un attimo arriva al limitatore. E come abbiamo detto tutte le volte che abbiamo provato questo bicilindrico, pensi di avere ancora 1000-1500 giri, invece arriva il limitatore e devi mettere la marcia. Sì. Però una volta che ti sei tarato mentalmente su questa cosa, comunque è una moto che fa tanta, sì, strada, come dicevo. Credo che sia una questione di abitudine. Le traction, tutti gli aiuti dell'Aprilia sono veramente ottimi, però secondo me con utilizzo pista, diciamo con due gommette giuste, con moto che hanno circa 100 cavalli i controlli si possono anche spegnere, diciamo, non sono obbligatori. Alla fine sono moto che appunto hanno una ciclistica sincera in rapporto alla potenza che hanno, ti fanno sentire molta sicurezza, diciamo un pochino di più l'Aprilia, che si presenta già con questo assetto pista molto ben puntato sull'anteriore, senti, sì, bene il davanti, ti invoglia ad usare un po' di più in frenata e in uscita di curva. La Triumph dal canto suo ti aiuta nelle fasi di raccordo, perché ovviamente questo motore che ha tanto a lungo, un migliaio di giri in più rispetto alla 660 che conosciamo, effettivamente nell'uso pista questa cosa ti dà una grossa mano, quindi alla fine si gira bene con entrambe. Probabilmente l'Aprilia nel complesso è un po' più sfruttabile questa potenza con, sì, la ciclistica che si ritrova, e soprattutto, sì, con le dotazioni un po' più raffinate. L'Aprilia diciamo è un pochettino più sfruttabile, anche se il Triumph diciamo ti permette di, anche se sbagli una marcia, diciamo con, ecco, un motore così elastico ti permette di venire fuori sempre dalle curve senza grossi problemi, a differenza dell'Aprilia che se non sei con la marcia giusta nel range giusto di giri arranca un pochettino, è un po' più tecnica, esatto, richiede, sì, una guida un po' più precisa. Che dire ancora, oggi abbiamo provato in pista, le abbiamo provate anche in strada, anche se non abbiamo raccontato per immagini questa parte, diciamo su strada sono due moto, per uno che ha in mente le super sportive, anche di pochi anni fa parlavamo prima della Yamaha R6 con Edo,
che ho usato anche in gara fino a poco tempo fa. Sono moto molto comode, molto sfruttabili rispetto naturalmente a una suprasportiva. Hanno comunque un assetto un pochino caricato sui polsi, anche se non estremo, quindi se questa cosa non è un problema per voi, sono moto assolutamente raccomandabili. Consumano poco, tra i 20 e l'aprile addirittura abbiamo visto 22-23 km con un litro, sono piuttosto confortevoli, hanno un discreto riparo aerodinamico. La Triumph è complessivamente un po' più comoda per il passeggero, anche se le sospensioni Aprilia, diciamo, anche in questo caso il componente di qualità superiore sembra che assorba un pochino meglio le asperità anche più piccole, anche quando si gira su strada. Comunque sono due moto che sono sicuramente due bellissimi oggetti da guidare anche per strada, quindi da questo punto di vista moto a 360 gradi, no? Sì, sono ci due. Vai in giro tutti i giorni, ma le porti in pista. Sì, sono due moto complete, diciamo sono delle mini super sportive, possiamo definirle così, veramente belle da utilizzare, da belle agili, semplici, diciamo che è una moto un po' per tutti, tra sì, virgolette. Per tutti. Diciamo, abbiamo guidato qualche mese fa le moto A2, le 450-500, sono moto assolutamente super semplici alla portata di tutti, qui c'è uno scalino sopra dal punto di vista delle prestazioni, ma anche della qualità ciclistica, ovviamente sono moto complessivamente più divertenti, un po' più impegnative anche dal punto di vista del prezzo, entrambe sono depotenziabili, quindi comunque si possono guidare con la patente A2. Abbiamo detto all'inizio, Triumph rimane sotto la soglia dei 10.000 euro, quindi da questo punto di vista è sicuramente ha un vantaggio non indifferente. Aprilia 11.700 e questa versione 13.499, quindi 13.500. Diciamo che comunque nel complesso, secondo il nostro punto di vista, cosa decido? Per quello che abbiamo visto oggi in pista e per la qualità comunque generale del progetto, direi che la preferenza a chi la diamo? La preferenza la diamo all'Aprilia, perché questo delta di prezzo superiore ad Aprilia si sente, traction più completo, dei controlli un pochettino più completi, un cambio elettronico veramente veloce, fluido, veramente l'Aprilia oggi, devo essere sincero, mi ha sorpreso, ma non che la Triumph non mi abbia deluso. Sono due ottime moto, diciamo, nel esatto, questo segmento, ottime rappresentanti. Non è un caso che l'Aprilia sia stata finora la moto più venduta, la sportiva più venduta in Europa. La Triumph è appena arrivata, deve farsi largo. Comunque, diciamo, le qualità di questi due progetti si vedono. Oggi siamo in un contesto pista, sicuramente per l'uso racing Aprilia è più a casa sua, merita, è più a casa sua, quindi merita la nostra preferenza quest'oggi. Detto questo è tutto, ricordatevi come sempre di accendere la campanellina, iscrivetevi ai nostri canali perché abbiamo sempre contenuti interessanti come quello di oggi. Ci vediamo al prossimo test a test, non sappiamo ancora con chi, se con quali moto, dobbiamo ancora decidere, quindi vedremo se ci sarà Edo con noi oppure no. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!